Allora, siamo qui perché dobbiamo parlare di questo evento che ogni anno, ecco, si rinnova a Marina di San Lorenzo, no? La festa della Santissima Trinità. Ecco, poi Don Giovanni adesso ci parlerà un po' del programma religioso, mentre poi avremo un membro dell'associazione, Antonio Manti, che dovrebbe arrivare e ci parlerà dei festeggiamenti civili. Però io volevo ricordare che mi piace tantissimo, ecco, quella serata dove ci sono i maccheroni, la sagra dei maccheroni l'8 di agosto, Don Giovanni. Sì, lo dirà poi un membro del Certo, comitato no, solo festa, questo volevo Antonio. accennare. Sì, solo un assaggio, tra Ecco. virgolette. Poi sarà un membro del comitato festa, Antonio Manti, a farvi visionare, a dirvi tutto ciò che concerne i programmi civili. Beh, i Quindi Maccheroni, la questa sagra sagra dei per l'anno maccheroni che lo scorso. scorso anno ha avuto un successo enorme, Sì, più di quindi 1.000 persone in piazza. di più devo dire perché noi eravamo presenti, Sì. lo saremo anche quest'anno, ma devo dire veramente è una serata straordinaria, eccezionale. Poi i maccheroni subboni, venite perché dovete venire ad assaggiare perché poi li preparano lì in casa, no? Tutte Sì, le tutto ragazze, in le signore. piazza, c'è una certa macchina dietro, organizzatrice. Ecco, Don Giovanni deve parlare poco più vicino al microfono, così la sua bella voce si sente meglio. Già è squillante, bella Ecco, già squillante. squilla. Però Don Giovanni adesso non parlerà dei festeggiamenti civili, ma del programma religioso. Ok, Don Giovanni, vada. Ecco, anzitutto mi preme dire grazie a tutta la comunità di Marina di San Lorenzo, perché quando è venuto il vescovo a fare le cresime c'era una massima partecipazione, e quella è stata una gioia per me, una gioia per la comunità stessa nell'aver accolto il nostro vescovo Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini. Ecco dunque quest'altro momento della festa, un altro momento forte di preghiera, di comunione da vivere. Perché questo è lo spirito in cui va vissuta la festa, nello spirito della comunione e del volerci bene. Qual è il programma religioso? Prevede un triduo. Venerdì 7 alle 18:30 ci sarà il rosario e la Santa Messa, alle 19:30 le confessioni. Sabato 8 alle 18:30 ci sarà il rosario e la Santa Messa con omelia del canonico Monsignor Antonio Morabito. Domenica alle ore la Santa Messa, alle 18 ci sarà un'altra messa solenne con la partecipazione di tutti i portatori. Subito dopo ci sarà la processione dell'effigie della Santissima Trinità per le vie del Che paese. chiuderà il programma Sì, religioso. che chiuderà il programma religioso. Cosa dire? A me preme ringraziare anzitutto i membri del Comitato Festa. Vedete, sono loro il motore della festa. Ecco, li ringrazio per la loro disponibilità, per i tanti sacrifici che hanno fatto questi ragazzi. Ecco, sono un bel gruppo di ragazzi che hanno sacrificato in questi giorni tutte le loro serate di divertimento per fare la Esatto. festa. E, vedete, fare la festa non è facile, soprattutto per un piccolo paese come Marina di San Lorenzo. Avere 3 giorni non è facile. Ecco, veramente li ringrazio di vero cuore. Ringrazio loro, ringrazio tutta la comunità, i residenti e i villeggianti che parteciperanno a questa festa. E che cosa dire alla gente? Li invito a vivere, il residente, non a vivere la festa non nella mediocrità, facendola passare, facendola scivolare così, ma partecipando ai vari momenti di festa, partecipando ai momenti religiosi, momenti che ci aiuteranno a vivere sempre di più nell'amore verso Cristo e nell'amore verso gli altri. E magari anche divertendosi, perché non è facile, come vi dicevo prima, avere per una comunità come Marina di San Lorenzo 3 giorni, 3 giorni di festa. Ecco, li ringrazio veramente di vero cuore questi ragazzi. Ecco, li invito ad andare avanti. Io dico sempre una massima: sursum corda semper, cioè in alti cuori sempre. Abbiamo visto questa nota su Facebook, Don Giovanni insomma, ha postato questo Sussum Cordam. Don Giovanni, infatti non è facile organizzare, soprattutto da questi giovani, da questi giovani, perché con i tempi, che stiamo vivendo, voglio dire, ecco, ci sta suonando, puoi entrare. Vabbè, con i tempi che stiamo vivendo, devo dire che, non è È facile. vero, lo voglio sottolineare perché oggi i ragazzi pensano
ai loro svaghi, alle... Facciamo così, Don Giovanni, mi scusi un attimo, togliamo la diretta, vado ad aprire perché siamo un attimino e ritorniamo, sì. Ok? Ritorniamo in diretta, eccolo qui che è arrivato il nostro carissimo amico Antonio Manti. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Aspetta che ti do l'altro microfono, scusami. Buongiorno a tutti. Ecco, allora fermo lì un attimo perché concludiamo con Don Giovanni. Allora, dicevo che non è facile fare una festa. Tanti pensano voglio far parte del comitato, anche perché fare parte del comitato festa significa far parte del consiglio pastorale e fa parte dei gruppi presenti nella nostra parrocchia. Nella nostra parrocchia c'è l'Azione Cattolica, c'è il gruppo giovane, ci sono tante attività che si svolgono attorno alla parrocchia. Tanti dicono voglio far parte del comitato, ma non è facile, non basta entrare, bisogna anche agire. Significa uscire a raccogliere gli euro necessari proprio per fare la festa, e questo è importante. Allora concludo, così io vado a celebrare la messa e vi invito, dato che è domenica, a partecipare e a santificare questo giorno, che è il giorno del Signore. Quindi nel darvi buona domenica, nel ringraziare voi di Studio 95 e Telemelito per la partecipazione ai nostri eventi, ecco, dico grazie di cuore ai miei ragazzi, che veramente per l'impegno profuso nel raccogliere gli euro necessari per fare la festa e per fare questi tre giorni, che poi ora tra poco Antonio... Con Antonio ne parleremo. Lei deve proprio scappare, Don Giovanni? La messa si inizia un po' in ritardo? No, io sono sempre per la puntualità. Sì, ma che succede? Io questo non ho mai capito. Se inizia con qualche minuto di ritardo, che problema ci posso... No, non ci posso, non essere, ci posso, nessun problema. Non è giusto far attendere la gente. Vabbè, la gente ci sta ascoltando. Don Giovanni lo tratteniamo ancora qualche minuto, altrimenti Antonio magari da solo si emoziona. Lei magari... No, è bravo, non c'è bisogno di un accompagnatore, è bravissimo. Vuole proprio scappare, quindi non si vuole fermare qualche minuto ancora, vediamo. Va bene. Dai, vediamo. Con Antonio, quindi parliamo, perché con Don Giovanni parlavamo, caro Antonio, ecco, che questo gruppo di giovani di Marina San Lorenzo, no? Non è facile organizzare il tutto, adesso sono anche tre giorni, vediamo che c'è tanta roba, ecco, in questi tre giorni, voglio dire, con i tempi che si vivono, insomma, pochi denari, però voi riuscite ogni anno a organizzarvi. Sì, chiaramente alla luce della crisi che diciamo imperversa, diciamo un po' ovunque, ancora riusciamo a fare le classiche tre giornate di festa, abbastanza articolate per quanto riguarda i festeggiamenti civili, diciamo. Ci sarà il venerdì Cabareggio, che praticamente è un gruppo di cabaret originari tutti qua della provincia di Reggio, e poi il sabato, che sarà la serata centrale, diciamo, ci sarà il gruppo Gli Antura, è un gruppo che fa musica etnica popolare. Però qualcosa sì, è molto gettonato questo gruppo, diciamo sono originari della provincia di Crotone, precisamente proverranno da Petilia Policastro, e quindi allieteranno la sagra dei Maccheroni quella sera. Che questa sagra dei Maccheroni, insomma, lo scorso anno ha avuto un grande successo. Ma guarda, con Don Giovanni, sì, guarda Bruno, noi l'abbiamo Filippo noi l'abbiamo creata 3 anni fa assieme, diciamo, a un gruppo di amici. Ci siamo messi in gioco perché veramente è stata una sfida. Tante persone non ci credevano nel nostro grande progetto, però grazie a Dio, grazie a, diciamo, all'aiuto di Don Giovanni, alla guida spirituale che abbiamo avuto, ci siamo riusciti alla grande, posso dire. L'anno scorso abbiamo avuto il pienone, più di 1000 persone in piazza, direttamente dalla sagra sono passate più di 500 persone, conti alla mano, cioè non sono chiacchiere. 500 persone che hanno gustato la sagra dei Maccheroni, però c'erano più di 1000 persone in piazza. Complessivamente chiaramente c'erano più di 1000 persone, però voglio dire, dalla sagra sono passate più di 500 persone, quindi un numero abbastanza significativo. Insomma, per preparare poi 500 piatti, insomma. Sì, io personalmente, diciamo, devo ringraziare tutte le
le persone, tutte le signore che ogni anno ci danno un grosso aiuto dal punto di vista organizzativo proprio della sagra stessa. E infatti sono loro che scendono in gioco in prima persona, si mettono lì ai fornelli e chiaramente poi con la loro opera d'arte, diciamo, perché creano delle opere d'arte nel piatto, e diciamo poi conquistano il palato di tanti ospiti. Ecco, quindi Sagra dei Maccheroni, poi alla fine insomma spettacolo musicale con gli Antura. Sì, con gli Antura, che probabilmente faranno più di 2 ore di spettacolo. Bene. E a proposito degli Antura, vorrei ringraziare chiaramente la provincia di Reggio Calabria, che ha patrocinato questo spettacolo, e la squadra di calcio SD Papa Francesco, Don che Giovanni. Sarà la squadra che nascerà a breve a Marina di San Lorenzo. Ecco, c'è sì, una squadra di calcio a 11 che praticamente è stata, ha avuto, Don Giovanni se mi può seguire, che magari lei è più, informato di me, ci chiedeva aiuto, e sarà una squadra che è stata benedetta da Papa Francesco, sì, sì, direttamente, sì, direttamente, mi corregga se sbaglio. Una lettera che il signor Villari ha inviato, al Vaticano, ha ricevuto questa risposta e lui con piacere porta avanti questa squadra, dove, che è proprio di San Lorenzo, San Lorenzo Marina, tutti i ragazzi saranno proprio di San Lorenzo, quindi ci saranno tante iniziative anche attraverso questa SD Papa Francesco. Quindi come comitato festa ringraziamo ufficialmente la provincia di Reggio Calabria che ci ha dato un grosso aiuto con diciamo l'invio di questo gruppo, che poi è abbastanza seguito dal punto di vista musicale. Bene, poi andiamo a domenica 9 agosto. Sì, domenica invece ci sarà la classica serata di musica in piazza, e ospiteremo gli Amadora Group, che praticamente è un gruppo all'interno del quale suonano delle persone anche di San Lorenzo Marina, e a tal proposito ci tengo a salutare sia Natuccio che Fortunato, magnifiche persone sia dal punto di vista professionale che diciamo umano. Quindi Amadora Group, per chiudere, naturalmente poi ci sono i giochi. Sì, alla fine abbiamo pensato anche, come ogni anno chiaramente, di fare il classico spettacolo pirotecnico per chiudere in bellezza la serata. Ecco, se mai si potesse in qualche maniera pensare, la festa a Marina di San Lorenzo non si può fare, ecco, perché non ci sono i soldi, perché non c'è. Ma questi giovani anche senza soldi la voglia ce l'hanno, quindi chiaramente mai può un dubbio nella mente di qualcuno di voi per mollare, assolutamente. No, mollare no, chiaramente. Le difficoltà ci sono, però noi ce la mettiamo tutta, c'è la crisi, non lo nascondiamo. Però la gente è veramente a piacere quando ci vede bussare alle porte per cercare le offerte per la festa, veramente a piacere, ci riceve con grande gioia. Quindi tutto questo allarmismo che la festa non si farà o che la festa non la vogliono le persone, no, né assolutamente vero, perché la gente ha piacere di questo evento che noi annualmente diciamo riusciamo a portare avanti e comunque portarlo a termine, per quanto mi riguarda anche con ottimi risultati. E comunque voglio dire, una piccola comunità come Marina di San Lorenzo riesce a organizzare 3 giorni di festa grazie a voi, grazie anche all'aiuto di Don Giovanni, naturalmente, no? Quindi voglio dire, è una cosa buona, una cosa che la gente se lo merita, visto i tempi che stiamo vivendo, insomma, le difficoltà economiche, i problemi che ci sono, che sono tantissimi, però 3 giorni di spensieratezza, di allegria, Don Giovanni. Questo deve essere lo spirito della festa, lo spirito dell'allegria, lo spirito della comunione, lo spirito del volerci bene. In fondo questo è l'obiettivo che tutti siamo chiamati a raggiungere. Ecco, volerci bene e stare bene assieme. Ecco, per questo c'è la festa, per questo facciamo la festa. Io dico sempre che la festa è soprattutto dei Santo Lorenzone, di Santo Marina Lorenzo. Di San Lorenzo. Di Marina di San Lorenzo, perché la festa è loro. È loro, prima di tutto dei villeggianti, rispetto tanto per i villeggianti, ma la festa è proprio proprio della gente di Marina di San Lorenzo. Marina di San Lorenzo, questi ragazzi che non mollano mai.
cercheremo di non mollare nonostante le difficoltà. E comunque mi preme anche ringraziare tutta l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Bernardo Russo, persona magnifica, e anche il comune comunque ha partecipato in maniera attiva per la realizzazione dei festeggiamenti civili. Infatti la serata del venerdì cabareggio è stata offerta dall'amministrazione comunale, più nello specifico direttamente dal sindaco Bernardo Russo, che si è impegnato in prima persona e direttamente lui, affinché tutto questo si potesse realizzare. Quindi a nome di tutto il Comitato Festa, assieme a Don Giovanni, porgiamo i migliori ringraziamenti per quanto fatto nei nostri confronti, per la stima che lui nutre nei nostri confronti e per il rispetto che ha nei nostri confronti. Certo, sicuramente. Comunque arrivano anche i saluti da Fiumara, Fiumara di Muro, il bel paese di Mino Reitano, no? Il nostro grande Mino Reitano. Ecco, buona domenica a tutti voi, pure il sindaco, insomma, da Rocco di Fiumara, che ci vede, ci sta vedendo. Buona giornata, sindaco, anche a lei. No, lui non è un sindaco, dice saluti pure il sindaco. Ah, ok, ecco, quindi grazie. Ci sta vedendo e ci saluta. Io non so se volete aggiungere altro, ragazzi, perché la gente deve venire, Don Giovanni. Diciamolo. La gente deve venire perché chiaramente i maccheroni sono veramente squisiti. Ho anticipato Don Giovanni perché, diciamo, Don Giovanni bada più ai festeggiamenti religiosi. Sono io assieme ai miei magnifici amici, che poi siamo un gruppetto del Comitato Festa, che ce ne occupiamo dei festeggiamenti civili, quindi sono più addentrato riguardo l'organizzazione dei festeggiamenti civili. Pertanto ci tengo a precisare che sarà sicuramente un evento straordinario, come lo è stato già per 2 anni di fila. I maccheroni, tutte le persone li hanno graditi e saranno veramente squisiti, quindi venite, vi invito io personalmente a nome di tutto il Comitato Festa di Marina di San Lorenzo, venite a trovarci, non rimarrete sicuramente delusi dalla serata che vi proporremo. Comunque, Antonio, io un sacerdote così come Don Giovanni non lo perdo. Ce ne sono pochi come Don Giovanni, perché intanto lui come dire, persona giovanile, trasparente, a portata di mano con tutti, non fa differenza, ma soprattutto con i giovani quindi, assolutissimamente. Io da un paio d'anni che vi seguiamo vedo che Don Giovanni, insomma, con i giovani, ma forse c'è qualcuno che vuole andare in onda, aspetta un attimo perché vediamo, forse pronto, no, è caduta la linea perché mi arriva una telefonata continua, quindi magari qualcuno voleva dire qualcosa. Quindi che dobbiamo dire, Don Giovanni? Io concludo perché deve andare, devo scappare proprio, ringraziando anche tutti i ragazzi, anche del coro della parrocchia Santissima Trinità, sempre a livello religioso. La gente deve venire, dicevi tu, ecco. perché la festa è loro, è la loro festa. Anche quelli dei paesi limitrofi. Sì, chiaramente sono tutti invitati. Ecco. Da oggi in poi partirà ufficialmente la pubblicità a tappeto, perché, come si suol dire, la pubblicità è l'anima del mercato, anche se in questo caso non lo consideriamo un mercato, diciamo la 3 giorni della festa, perché noi lo facciamo sia con spirito di sacrificio, ma lo facciamo esclusivamente per la Chiesa e per il bene di tutta la collettività laurentina. Quindi non è a scopo di lucro quello che noi andiamo a fare, però chiaramente cerchiamo di coinvolgere più gente possibile, quindi da oggi in poi sarete tartassati dalla pubblicità, sia noi, cartacea che telematica. Ecco, noi vi daremo sicuramente una mano come radio, grazie, come televisione. Grazie, molto, insomma, professionali, devo dire. Grazie, grazie. L'ho apprezzato negli anni. No, anche perché noi vogliamo far vedere a quelli che purtroppo non possono presenziare nella festa, ecco, con le nostre telecamere, le nostre immagini, facciamo vedere, insomma, nel mondo, ecco, quello che voi riuscite a fare, no? Quindi con quindi noi siamo lì presenti, a noi vogliamo far vedere la gioia della gente, come si diverte, insomma, come questi ragazzi riescono
anche senza soldi, senza niente, organizzare queste gran belle feste, quindi e far divertire la gente. Questo è importante, no? Sì, sì. Quindi noi vogliamo far vedere questo. Non so se volete aggiungere qualcosa. Don Giovanni freme perché deve andare a dire la messa, sì. Deve scappare. Antonio, io sono un pochino più libero, non essendo ancora sacerdote, per cui non so, facciamo un selfie, dai, facciamolo un selfie in diretta. In diretta, dai, facciamolo, perché manca il fotografo questa mattina. Ecco, si parlava di questo. Allora, poi lo vogliamo postare con Radio Studio 95. Eccolo qui, facciamolo. Perfetto. Ok, fatto. Verrà postato naturalmente su Facebook, dove la gente può vedere. Non lo so, Don Giovanni, allora, la benedizione di questa domenica 2 agosto da parte sua a tutti quelli che ci ascoltano. Non vi possiamo seguire la messa perché noi siamo qui. Buona domenica a tutti, ovunque voi siate, sia in montagna sia a mare. E mi raccomando, santificate il giorno del Signore. Bene, aspetti un attimo, Don Giovanni. Antonio, se tu vuoi concludere. Sì, voglio concludere, così lascio spazio alla tua trasmissione. Sì, abbiamo un ospite tra qualche minuto. Quindi concludendo, ringrazio tutti voi per averci ascoltato, ringrazio Radio Studio 95 per averci ospitato e niente che dire, vi invito tutti a, indistintamente, ci tengo che diciamo veniate sabato 8 agosto alle ore 21, Piazza Santissima Trinità, per degustare i nostri maccheroni. I maccheroni, però ricordiamo che c'è venerdì 7 agosto, sì, sì, con i Cabareggio, poi sabato Sagra dei Maccheroni, gli Antura a chiudere, e domenica naturalmente gli Amadora Group, che è un gruppo locale, no? Sì. Gruppo che noi abbiamo già conosciuto, Don Giovanni. Sì, sì, perché l'avete intervistato. Ecco, quindi questi tre giorni non prendete impegni con nessuno, venite a Marina di San Lorenzo, ci saremo noi, insomma ci sarà da divertirsi. Va bene, buona giornata. Grazie. Buona domenica a tutti. Grazie a voi, purtroppo vorrei tenervi ancora. Don Giovanni deve scappare, io ho un altro ospite che sta per arrivare. Io dovrei andare al mare perché è domenica. Avremo modo comunque, magari dopo la festa, di fare un po'... vedere un attimino com'è andata. Grazie per l'ospitalità. Bene. Allora, buona domenica. Diamo in onda questa canzone e poi torniamo.